Ciao a tutte e a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qua con uno dei video più richiesti ultimamente, cioè mi arrivano un sacco di richieste su Instagram soprattutto, perché ve ne parlo un po' di più, e non me l'aspettavo, perché ho fatto il primo video della Funko Pop Collection, che se ve lo siete perso vi lascio linkata nella scheda info. Ero ancora poco esperta al tempo, se così dire, perché poi era qualche mese fa. Adesso ne so un po' di più e la mia collezione è cresciuta tantissimo, quindi sono molto felice di farveli vedere tutti quanti. Ho ancora dei pop che mi devono arrivare, però più avanti ve li farò vedere in qualche modo o nella prossima update li vedrete. Comunque sono felice che vi piacciono. Ripeto, per chi non avesse seguito il primo video, queste sono statuette da collezione, quindi non prendetemi per pazza se vedete che ne ho tipo un'ottantina, forse anche di più, no, non li ho contati bene. Comunque sono una mia grande passione che caratterizza molto la mia camera, se avete visto il room tour lo sapete. Adesso poi ve li farò vedere perché lo scorso video ve li ho mostrati uno per uno. Capite bene che essendo 80 adesso non posso, quindi cercherò di avvicinarmi e farveli vedere il più vicino possibile tutti quanti. Quindi direi che andiamo a scoprire tutti i miei pop insieme e ci vediamo alla fine del video. Vi aspetto! Allora, qui c'è tutto il mio angolino dei pop dove appunto iniziano e questo è il pezzo che li contiene. Le mensole che vedete sotto sono di IKEA, vi lascio scritto il nome qui sotto nell'info box, e sono le mensole quelle da cornice, vedete, infatti hanno questo buchino qui e ho preso sia le dimensioni queste qui lunghe e dove entrano 10 Funko Pop e sia queste qua piccole che invece ne entrano 5. E tra l'altro i Funko ho più o meno cercato di dividerli per categoria, poi vedrete che alcuni ho dovuto per forza, per questioni di spazio, metterli un po' incastrati. Però prossimamente comprerò altre mensole e le metterò poi qui, quindi questi problemi si risolveranno. Però ci tenevo a farvela vedere anche così, ancora non proprio sistemata. Allora, inizio da qua sotto perché ho il pop più grande, infatti, appunto è la versione box. Questo è un pop di Game of Thrones che è una delle mie più grandi passioni ed è quello di Daenerys e Drogon. Questo pop è qualcosa di incredibile. È fatto benissimo, in realtà non costa neanche tanto, però è uno dei miei preferiti e lo tengo qui per ovvie ragioni. Poi qua sotto invece c'è la mensolina, quella piccola, una di quelle piccole, con sopra gli altri di Game of Thrones. In realtà devo prenderne molti, molti, molti altri, però sto aspettando. Tra l'altro scusate i traballamenti. Allora, il primo pop è questo qui di Ghost e è uno dei miei personaggi preferiti in assoluto. Poi abbiamo Jon Snow, io ho una passione, quindi ne vedrete un po' e ne manca uno in realtà che è là sopra, lo vedremo dopo, purtroppo non riuscivo a metterlo, quindi li ho ripresi tutti Jon Snow. Questo qua infatti è quello della edizione 2 che è fatto in questo modo e poi c'è questo che invece è della quinta edizione ed è fatto così. Poi abbiamo una delle tante Daenerys, questa è quella col draghetto. Sto aspettando che mi arrivi anche un'altra versione che è quella col vestito blu e spero di recuperarle tutte prima o poi perché vorrei troppo quella col vestito bianco. Vedremo. Qui abbiamo Cersei Lannister dopo la Walk of Shame, logicamente, con i capelli tagliati, la corona e questa qui fa parte della settima edizione, quindi dell'ultima. Mi piace tantissimo. Poi passiamo al reparto superiore, praticamente tutto Harry Potter, quindi partiamo dall'Harry Potter in questione vero e proprio. Questa è la versione col boccino d'oro e insomma la divisa da Quidditch. Idem con questa, però è la Coppa Tre Maghi, insomma è del film Il Calice di Fuoco, con l'uovo quello da schiudere in mano, col canto delle sirene, insomma se avete visto sapete. Questo qui invece con la mappa in mano e la bacchetta col pigiama è davvero uno dei miei preferiti. Tra l'altro, se avete anche voi Funko Pop, sapete quanto sono fatti bene. Qui abbiamo Ron Weasley con la bacchettina rotta. Ho voluto prendere le versioni basi sia di Ron sia di Hermione perché mi piacevano di più. Questa infatti è Hermione con entrambi hanno la classica divisa, il Grifondoro. Qui abbiamo Ginny Weasley. Qui invece abbiamo il primo pop che vedrete bollinato. Se vi va e siete curiosi, andate a vedere meglio la questione bollini, io cercherò di spiegarvelo insomma così. Questa intanto è Luna Lovegood
Dogwood con gli occhiali. Qui abbiamo due bollini, cioè quello di Amp in esclusiva e l'esclusiva della Summer Convention, che appunto gli ha dato il bollino. Qui abbiamo un altro bollinato che è Bogart e Snape. Quindi abbiamo Piton con il bollino della convention d'autunno. Qui invece abbiamo Albus Silente. Di lui ce ne sono due versioni. Io ho preso questa col vestitino lilla perché ce lo devo di più. E qui invece abbiamo Dobby, l'elfo domestico, che è uno dei miei preferiti. L'avete visto anche nello scorso video. Poi passiamo al reparto sopra. Ci sono sempre alcuni di Harry. Poi abbiamo Animali Fantastici e Sailor Moon. Quindi partiamo da qui. Abbiamo Draco Malfoy. Mi dispiace soltanto per questo riflesso fastidiosissimo. Comunque anche lui versione classica con la divisa di Serpeverde. Poi parte Lord Voldemort in tutto il suo splendore. Guardate che carino. E poi abbiamo Bellatrix Lestrange, un altro dei miei personaggi preferiti. Questa è fatta benissimo ed è stato il primissimo pop in assoluto che io abbia mai avuto, quindi ci sono legata. Poi abbiamo Newt Scamander. Questo qui ha in mano la bacchettina e l'uovo. Anche per quanto riguarda lui ci sono varie versioni, però era la mia preferita questa qui. E poi abbiamo lo Snaso con i soldini qua nella taschetta. Poi passiamo a Sailor Moon e Luna, che è la prima della serie. Questa qui ho preso Sailor Moon con i vestiti glitterati, non so se riuscite a vederli. Poi abbiamo Sailor Jupiter, Sailor Mars e Sailor Mercury. Sono le classiche insieme a Sailor Venus, aspettate che sennò non si vede, e Artemis. Per quanto riguarda la saga di Sailor Moon ho anche le nuove uscite che dopo vi faccio vedere. Non sono ancora tutte perché mi devono arrivare. Poi altra mensola, abbiamo Twilight, Suicide Squad e alcuni della Disney. Allora, partiamo da Twilight. Questi diciamo sono stati un tipo un recuperone perché non riuscivo a trovarli da nessuna parte, alla fine li ho presi. E sono Edward Tuxedo, cioè con lo smoking, e Bella col vestito da sposa, che è fatta benissimo. Non potevo non prenderli perché è uno dei miei film barra saga preferita. E se ve lo state chiedendo, non ho preso Jacob perché è fatto malino, non mi piace. Poi ho preso un'altra dei miei preferiti di Twilight in due versioni, che in realtà potrà sembrare la stessa, però appunto è Jane dei Volturi, e questa è la versione col cappuccio che è appunto uscita in esclusiva per il New York Comic Con. Questo qui è dell'anno, due anni fa. Poi passiamo a quelli di Suicide Squad. Come sapete questa è una delle mie preferite, l'incantatrice, che mi hanno regalato a Natale. Anche questa bollinata Legend of Collectors, non c'è niente da dire. Poi abbiamo The Joker, anche di lui ci sono tantissime versioni. Questa è diciamo quella base, senza maglietta, con i tatuaggi in vista eccetera. Per quanto riguarda Harley Quinn ne ho due, la faccia è la stessa però cambia il vestito. Questa ha il vestito basico con la mazza in mano, mentre questa invece è la versione del club, quindi col vestitino dorato, molto bella. Qui invece ho Rapunzel della Disney, che non entrava insieme alle altre, e un'altra di Sailor Moon. Questa è Sailor Uranus. Qui sopra incastrati ho questi due. Questo qui è del film Jumanji, sono usciti questi due pop, e io ho preso il professor Shelley Oberon. E poi logicamente ho preso questo di Cinderella, che però è del film. E guardate che bella, anche la scarpettina in vista. Qui sopra sarà un po' complicato farveli vedere, però ho un'altra Sailor, questa è Sailor Saturn. Poi ho due pop del film La Mummia, una è appunto la versione mummia e l'altra è la versione a manette, e sono bellissime entrambe. Poi ho questi due di Peculiar Children, e ho Emma Bloom, e poi ho Miss Peregrines, che non si vede benissimo, perdonatemi, non ci arrivo. Poi qui ho un'altra Sailor, questa è Sailor Neptune, è una delle mie preferite. Poi ho Logan degli X-Men, altra versione di Jon Snow, Castle Black, penso sia la prima versione che è uscita. Poi abbiamo Alice in Wonderland, e poi abbiamo questo qui che è la Valkyrie di Thor Ragnarok, l'ultimo film. E abbiamo completato una parete. Adesso passiamo all'altra, che è ancora più immensa, e partiamo dalla prima mensola, che sono tutti i Funko della Disney. Ne ho tantissimi della Disney perché sapete che sono ossessionata. Allora, questa è la regina cattiva di Biancaneve. Poi abbiamo Maleficent, ce ne sono tante versioni di Maleficent anche dal film, però costano un fottio. Questo
invece è un pack da due col bollino esclusivo e sono Ursula e Crudelia de Mon, come potevo non prenderle. Poi iniziamo con le principesse. Qui abbiamo Pocahontas, Mulan la prima versione e Mulan la seconda versione. Poi abbiamo Jasmine, anche questa seconda versione, la prima non l'ho presa perché non mi piaceva. Ariel col vestito e Ariel con la coda. Naturalmente le mie preferite, sapete la mia ossessione. Poi seconda mensola, anche questa tutta Disney, però un po' più varia. Il Funko di Aurora, versione standard. E in più ho anche la versione Chase, per chi non conoscesse appunto i bollini. Il Chase è una versione limited edition dove cambia un dettaglio rispetto all'originale, in questo caso il colore del vestito. Poi abbiamo Cenerentola, versione cartone. Belle, questa è bollinata Walmart perché, come vedete, ha il vestito glitter. Questa invece è la versione del film Beauty and the Beast, con la rosa in mano, il classico vestito, insomma, è bellissima. Questa anche sempre dal film ed è Belle Gardrobe, quando le butta addosso tutti i vestiti. Qui abbiamo i quattro personaggi di Descendants, che è un film Disney. Qui abbiamo Mal, che sarebbe la figlia di Maleficent. Poi abbiamo Ivy, la figlia della regina cattiva. Jay, che è il figlio di quello di Aladdin, che non mi viene il nome. E poi Carlos, il figlio di Crudelia de Mon. Vi invito a guardare il film, anzi i film, che sono bellissimi. Terza mensola. Qui abbiamo i quattro miei personaggi preferiti di The 100, i 100, la serie TV. Abbiamo Lexa come primissima e ho anche ordinato la versione Chase senza trucco colato sugli occhi. Poi abbiamo Clark, qui invece abbiamo un altro dei miei super preferiti, che è Lincoln, insieme a Octavia. Poi passiamo ai Funko, ai tre Funko di American Horror Story, che sono sempre tra i miei preferiti. E da American Horror Story Hotel ho preso la Contessa, che come vedete è tipo bellissima. Poi abbiamo Hypothermic Sally, che è qualcosa di meraviglioso ed è il mio personaggio preferito in assoluto di questa stagione. Poi invece abbiamo American Horror Story Coven, che è la mia stagione preferita, e ho preso Marie Laveau. Vorrei prenderne altre, ma anche queste costano un fottio. E poi da Once Upon a Time, che è un'altra delle mie serie TV preferite, ho preso Rumpelstiltskin, che è bellissimo, guardatelo col suo pugnale. Regina, la versione con la palla di fuoco. E poi Emma Swan. Qua sopra iniziano i miei pop preferiti dei supereroi, praticamente sono quasi tutti. Qui inizia tutta la mia raffica di Wonder Woman e vi dico che ne ho ordinate altre due. Qui abbiamo la versione basic del film, poi un'altra versione del film bollinata GameStop col vestito blu e questa qui è la versione amazzone col vestitino classico. E qui abbiamo la madre Ippolita. Qui invece passiamo al film Justice League. Ho preso Mera, bollinata Octopic, Aquaman con il bollino Summer Convention e questa invece è la versione base. Non riesco a farvelo vedere senza riflesso. Passiamo a Thor Ragnarok. Questa è bollinata Amp e Octopic. È una super esclusiva. Qui abbiamo il mio preferito, cioè la e qui abbiamo Hela, che è la nuova arrivata. Poi ultimo scaffale, ma non per importanza, anzi, qui abbiamo Rita, che sarebbe la cattiva di Power Rangers, il film. Ho adorato questo film, quindi non potevo non prendere i pop. E ho preso due dei Power Rangers. E ho preso le due femmine, quindi ho preso Pink Ranger e Yellow Ranger. Poi qui abbiamo dagli X-Men X-23, bollinata esclusiva. Catwoman. Qui abbiamo Guardiani della Galassia. E troviamo Drax, Gamora e Nebula. E le ultime due sono di Avengers. Infatti abbiamo Scarlet Witch, che è una delle mie preferite, insieme a Black Widow, che mi ha portato mia sorella da Londra. E basta, questi erano tutti i miei Funko Pop. Spero non mi prenderete per matta 1 e 2 che il video vi sia piaciuto, perché ho faticato 20 camicie per girare questo video. Mi sono arrampicata in posti che non credevo possibili, però mi fa sempre piacere e mi farà piacere in futuro riguardarlo e vedere quanti pop avrò comprato. Detto questo, mettete un bel pollice in su, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!